Un delizioso ristorantino italiano in pieno centro. Servizio cordiale, cibo squisito, clienti soddisfatti. Bene, questo è il sogno. Invece questa è la lanterna. Ed è sull'orlo del fallimento. Quanti? Non so quanti. Qui è un casino. Il titolare è Alex Scott. Da 4 mesi la situazione è preoccupante, non lo fa dormire. Ha chiesto i gamberoni. Porca, qui è un casino. Le relazioni con i clienti sono curate dall'amico Gavin, che non sa da che parte iniziare. Come Maître, non vali un cazzo! Il cibo è caro e il locale è quasi sempre vuoto. Alex perde 1500 euro alla settimana. Capisci? Sì, sì. Se non riesco a invertire questa tendenza, la lanterna è destinata a spegnersi molto presto. Datti una sveglia. Letchworth, a 30 km da Londra, è una vera e propria città giardino. Nel suo centro storico sorge la lanterna. È un lavoro che deve fare Ashley. Il proprietario è Alexander Scott, nato e cresciuto in Inghilterra. Muoviti. Ha sempre sognato di fare lo chef. Un po' di succo di limone e olio d'oliva. Dopo una vacanza in Italia è un italofilo dichiarato. 15... Al punto da presentarsi spesso come Alessandro. Penso di essere un cuoco discreto. So che in giro c'è molto di peggio e vado abbastanza fiero dei miei piatti. Mi piacerebbe avere clienti che fanno 50-100 chilometri per venire a mangiare da me. Significherebbe che abbiamo una buona reputazione. Come Gordon, Jamie o altri miei colleghi. Alex realizza il suo sogno italiano insieme a una socia polacca, Aldona Novak, che oltre a essere inetta è anche sgarbata. Mi ascolti? Sì. Ancora un'insalata mista, d'accordo? Sì, sì. Posso avere un carrello? Ho fatto tutto quello che potevo per far decollare il locale, ma i miei sforzi non hanno portato a nulla. Dar lavoro agli amici e alla sua ragazza Emily ha pericolosamente mescolato affari e piacere. D'accordo, vi cancello. Ho ipotecato di nuovo la casa per avere liquidità da investire in azienda. Ho fatto un prestito personale e ho sforato sulle carte di credito. Quanto può durare? La lanterna. Con debiti per oltre 250.000 euro, Alex sta per perdere tutto quello che ha. Da fuori sembra bello. Io sono qui per scoprire che cosa non va. Chef? Ciao. Come stai? Bene. Ottimo. Tutto qui? Sì. Oh mio Dio, ambiente piccolo. E stretto. Già. Al Scott, capocuoco. Non male. E quanti siete? In cucina? 2. E tu comandi? Quelle bandiere? Italiana e inglese. Ah, quindi anche il cibo? Sì, è italiano. Italiano. E tu sei italiano? Inglese. Ho lavorato in Italia come cuoco. Ho imparato un po' della lingua e del modo di cucinare. Usi ingredienti italiani? Sì. Da chi prendi le zucchine? Da un macellaio di Londra. Scherzi? Le zucchine dal macellaio? Sì. E i peperoni? Al supermercato. Ah, sì? Beh, costa meno. Sì? Sì. Le zucchine dal macellaio, il peperone al supermercato e i limoni dalla Sardegna? Da un discount. Non c'è un cazzo di italiano, insomma. Sabato sera è il solo momento di gran lavoro alla lanterna. Voglio farmi un'idea della cucina italiana di Alex. Cos'è? Besciamella. Si usa per i cannelloni. Besciamella confezionata. Roba da mensa inizio anni 80. Un ristorante italiano deve conoscere il segreto più importante della cucina italiana. Ingredienti semplici, freschi e italiani. Di solito come riscaldate? Col forno a microonde? Alex usa verdure precotte che scalda nel forno a microonde. Piatti pronti dappertutto, sembra un albero di Natale, con tutte le sue decorazioni. C'è qualcosa che ti appassiona nel cibo? Nulla, direi. Nulla? Andiamo bene. E in Polonia? Lavoravi come cuoca? No, all'ufficio tasse. All'ufficio tasse? Sì. Grande. E perché cucini? Non so. Non so, e poi io non cucino. Magnifico.
Una polacca che non vuole cucinare e un inglese che non sa farlo. Io ordinerei una bistecca. Ma il menù promette cucina italiana. E a 45 euro a testa deve essere ottima, altrimenti i clienti non tornano. Va bene, sembrano fiammiferi. Magari ci gioco a domino. I grissini ne sono testimoni. Sembra di essere in una finta trattoria italiana degli anni Ottanta. Per saggiare l'abilità di Alex, gli ho chiesto alcuni classici italiani. Come primo, un bel minestrone. Non può mancare in un menù italiano. Oddio, è bisunto. Guardate, annegato in olio sporco. Io passo. E questo? Forse prezzemolo. Secondo, salsiccia cotta nel vino bianco e servita su una bruschetta all'aglio. Povero me, non ho parole. Ricorda un pene affogato nell'olio. Mi sembra di essere tornato nell'82, quando i finti ristoranti italiani spuntavano come i funghi. Siamo nel 21° secolo e ancora ti servono questo schifo. È rivoltante. Ma il peggio è la torta all'amaretto. Purtroppo non è scongelata. Al centro è un blocco di ghiaccio. Ah, santo cielo. Questo è autentico come un cazzo di takeaway cinese. Allora, Alessandro, tu parli con passione di ingredienti italiani. Autenticità. Qui non c'è niente di italiano. E niente è fatto con cura. Non so proprio come andrà a finire, quanto potrai resistere. So solo che i tuoi piatti fanno schifo. Sei ampiamente sotto la sufficienza. Secondo giorno alla lanterna. L'impresa è disperata. Devo salvarla dal baratro. Alex dice di averle già provate tutte senza risultato. Alexander, il capocuoco, promette piatti eccezionali e serate indimenticabili per ogni occasione. La lanterna. Nel tuo piatto, solo il meglio. Che coraggio. Dove lo vedo nel meglio? La cucina è un cesso incasinato. Cibo italiano di prima scelta. Io lo chiamo spazzatura. Spot radiofonici? Ci vuole ben altro per salvare questo posto. L'ultima pulizia? Settimana scorsa. E questo? L'abbiamo quasi terminato sabato sera. Santo cielo. Il livello di igiene è scandaloso. Non la darei neanche ai maiali. Le avremmo buttate. Non conoscono le regole più elementari. Qualunque cosa tu faccia, l'igiene è d'obbligo. Da un semplice sandwich a un piatto di tortellini. Massima igiene. I fornelli vanno puliti ad ogni servizio. Il pavimento deve essere immacolato. Gli avanzi vanno buttati via o conservati in recipienti ben riconoscibili. E questo? Porca puttana, chi ci ha messo le dita? Guarda, butto via tutto, sennò perdo la calma, ok? Oh, merda. Gli standard sono talmente bassi che il localino italiano di Alex, guarda che roba, dovrebbe essere chiuso. Chi è? Sarà l'ufficio di igiene. Salve. Salve. Ufficio di igiene? No? Peccato. Derattizzazione. Derattizzazione? Ce n'è bisogno. Prego. Mai visti topi, ma è meglio controllare. Per nostra fortuna, né gatti né topi frequentano la cucina. Bene. Meno male. Il vero nemico di questo posto è proprio Alex. Razzola tra confusione e sporcizia da troppo tempo. Questa è la cucina, giusto? La cena di ieri è stata a dir poco imbarazzante. In cucina era tutto sotto sopra. Avevi gli occhi fuori dalle orbite. Di passione neanche a parlarne. Rimettiti in sesto. Per prima cosa puliamo tutto. Con l'ambiente in ordine, posso pensare al problema principale. Il capocuoco. Ciò che ho visto finora è una volgarissima imitazione dei finti locali italiani di 30 anni fa. Se fai un salto in cucina e vedi una bottiglietta di succo di limone, vuol dire che fanno i furbi. Nient'altro.
Se devo essere sincero, non ho ancora le idee molto chiare sui dettagli. Ma so che voglio restituire ai tuoi piatti la freschezza e la semplicità della vera cucina italiana. La quale, per cominciare, non si basa su cibi del cazzo scongelati in fretta sotto l'acqua. Non vi ho visto fare altro che riscaldare roba precotta. E a parte la qualità, conta anche la presentazione. Mai visto un cuoco lavorare tanto in fretta per produrre così poco. Porca merda. Spreca tutte le energie di questo mondo e non combina un cazzo. Saltella avanti e indietro come un forsennato. Sembra che abbia un casino da fare. E invece cucina cacca precotta e anche male. Che coglione. Mi serve qualcosa di forte. A forza di taurina e caffeina, Alex è così teso che cucina come se ne andasse della vita. Molti dei suoi cibi sono congelati o confezionati, e capisco perché. È pigro. Invece di allestire il servizio, giocherebbe a golf tutto il giorno, per poi prepararsi un'ora prima insieme a Gavin Squires. C'è una donna che reclama, voleva un tavolo per 7 persone alle 7:15. Quanti sono i prenotati? Non lo so, dobbiamo ricontare. Gavin è il maître del ristorante, il volto della lanterna. Sa quello che sta facendo? Dalle 8 in poi è pieno. Faremo una passeggiata, forse troveremo un posto migliore. Sembra che il servizio di sala della lanterna non sia migliore della cucina.